Bene, benvenuti. Oggi vediamo insieme come realizzare semplicemente delle foto in Second Life. Poi, in base a quello che vedremo, senza dubbio ci dovremo un attimino aggiornare, esercitare, fare una selezione delle nostre foto. Però iniziamo col vedere appunto quali sono i primi passi da compiere. Allora, vediamo insieme che nella parte in basso, sulla barra diciamo principale del programma, al lato di quella che è la zona della chat, abbiamo alcuni pulsanti tra cui parla, il primo, gesto, sposta, visuale e quello della macchina fotografica, appunto. Se facciamo un clic su di essa, apparirà appunto sulla destra questa piccola finestra. Vedete, anteprima fotografia, la potremmo inviare tramite email, acquisire all'interno del proprio inventario, però questo ha un costo di 10 Linden dollar, o altrimenti quello che io vi suggerisco principalmente è di salvarla sul mio computer, cioè sul proprio computer. Questa è la nostra anteprima di quella che sarà la foto che noi realizzeremo. Se nel frattempo appunto il vostro avatar o comunque il vostro soggetto si è posizionato in un modo diciamo che è preferibile, quindi un'altra visuale, eccolo, io premendo su questo pulsante, mentre nella prima occasione avevamo la visuale di lato, vedete che adesso abbiamo la visione frontale del mio avatar. Facciamolo. Quindi, come anche nel mondo Windows, l'ideale sarebbe non scegliere salva, ma in automatico salva con nome. Comunque, abbiamo visto che salva ci apre questa finestra centralmente al nostro video, che lui in automatico, se noi la salviamo, diciamo all'istante, ci suggerisce snapshot e il formato del PNG. Possiamo vedere da questo che possiamo anche scegliere la posizione dove salvarla, in questo caso nella scrivania va benissimo, quindi che corrisponde al desktop del mondo di Windows. E questa magari io la posso nominare foto underscore 01. Registra. E avete visto la gesture del mio avatar. Vedete che come ci posizioniamo sull'icona, sul pulsantino per la fotografia, facciamo un clic. Abbiamo visto che appare la nostra anteprima di fotografia. Proviamo con email. Vedete che la voce cambia. Qui addirittura ci dà anche la grandezza, del file che sarà salvato e inviato. In questo caso 298 kilobytes. Vediamo invece nel mio inventario 95. E se la salviamo sul nostro computer, vediamo un attimo se lo calcola, ecco, vedete quanto aumenta? 2781 kilobyte. Quindi anche questo va tenuto in considerazione. Il programma in automatico adatta il formato a seconda della scelta che facciamo. Qui abbiamo annulla per annullare l'operazione e anche il pulsante altro, attraverso il quale possiamo, vedete, le dimensioni, sceglierle o finestra attuale o 320x240, 640x480 e via discorrendo. Possiamo scegliere il formato PNG, JPG, BMP, io lascio il PNG, regolare la larghezza e l'altezza, vedete che sono già suggerite e quindi averla in proporzione, qui mantenere la proporzione della foto se noi andiamo a modificare i valori, vedete che si attiva questo, la cattura come la vogliamo fare, se a colori o secondo una profondità, vedete l'interfaccia HUD tiene aperta dopo il salvataggio, congela il frame, tutto schermo. E aggiornamento automatico. Io queste voci al momento le lascerei perdere, poi magari approfondite voi. Meno, con meno io richiudo
questo approfondimento, questo ampliamento di quello che è il menu. Un'altra cosa interessante per la realizzazione delle nostre foto è andare in alto a sinistra e da mondo scegliamo, vedete, sole, all'altezza di sole. Se ci spostiamo sulla destra possiamo avere per esempio alba. E vediamo insieme come cambia il risultato. Vedete? Quindi in questo caso io provo a fare foto. Vediamolo un attimo insieme. Vediamo se si gira il mio avatar. Eccolo, al momento è piena luce, quindi aggiorno, come abbiamo visto, quello che è il risultato della foto e gli dico salva con nome. E qui sarà sufficiente, anziché 0102. Premo invio oppure registra e ci siamo. Torniamo su mondo. Andiamo sempre da sole, stavolta a mezzogiorno l'abbiamo visto prima. Scegliamo tramonto e possiamo vedere qual è il risultato del nostro avatar. Quindi una luce diversa sul nostro avatar, ma anche sullo sfondo che lo circonda. Quindi andiamo sempre su foto. Allora, aspettiamo che il nostro avatar si giri frontalmente, scattiamo, cioè aggiorniamo, scusate, aggiorniamo il fotogramma e andiamo a scegliere salva con nome, e questa sarà la nostra terza foto. Registra. Dopodiché torniamo ancora su mondo, da sole, scegliamo mezzanotte, la luce cambia ancora, vedete con questa tonalità che tende al blu, al violetto. Attendiamo un attimo, facciamo sempre un clic sulla per realizzare la nostra foto, attendiamo che il nostro avatar guardi centralmente. E poi scattiamo la foto, cioè scusate, riaggiorniamo il fotogramma, dopodiché salviamo e questa è la nostra quarta foto. Bene, ora vi farò vedere, esco un attimo dalla posizione, ritorno a mezzogiorno. Ecco, potete notare, io per esempio sto tenendo premuto il tasto Alt e appare allora il cursore si trasforma in una lente di ingrandimento e poi, sempre tenendo premuto il tasto Alt, giocando su quelle che sono le frecce sinistra e destra, posso fare, oltre questa in avanti che permette di avvicinare la cam al mio avatar, proprio per mettere a fuoco ancora di più, diciamo, quello che è il nostro soggetto. Tenendo in contemporanea insieme al tasto Alt e il tasto Ctrl, cambia la forma del cursore ancora. Freccia bassa e io posso, vedete, centrare ancora di più quello che è la visuale, cioè indirizzarla, regolarla, vedete? Quella che è la visuale appunto del mio avatar, proprio per fare una foto. Quindi ritorniamo. Vi facciamo un clic sull'icona per la fotografia, vediamo se va bene, se non aggiorniamo, salviamo in automatico, salva con nome, questo sarà il nostro quinto fotogramma. Un altro modo per realizzare quelli che sono gli zoom è usare la combinazione di tasti tra Ctrl 0, vedete che tende a avvicinare, Ctrl e il numero 8. Ancora, ancora, ci allontaniamo, Ctrl 9, invece ci avviciniamo. Quando vediamo che Ctrl 9 non risponde più, con Ctrl 0 vedete che anche se a scatti ci avviciniamo. Ora, questo in caso di video ovviamente non è una cosa consigliabile, ma per la fotografia questo può andare finché magari non prendiamo un pochino più mano in quelli che sono i comandi. Questa è la nostra sesta foto.
Bene, per il momento io mi fermerei qui, anche se dicendovi l'ultima cosa, con Ctrl-Alt, se io uso la freccia alta, vedete che mi posso, poi dopo invece con solo Alt e la freccia bassa, potrò inquadrare un oggetto dall'alto, oppure avere una visuale leggermente inclinata. È una combinazione di tasti, quindi usando o solo il tasto Alt, o il tasto Alt e il tasto Ctrl e usando le frecce sinistra, destra, bassa, freccia alta. Perché magari vogliamo fare appunto una ripresa proprio da punti di vista diversi. Bene, rinquadro me stesso. Questo solo per salutarvi e per augurarvi un buon lavoro. Buon divertimento e fateci avere le vostre foto, siamo qui che le attendiamo. A presto!